Come si fa? Beh, allora, questo lo ciascuno di noi. Dicevo, fondamentalmente sempre poi passa attraverso l'esperienza personale, e quindi in un certo qual modo il sacerdote, ma qualsiasi relatore, in un certo si mette a nudo e si mette in discussione. E quindi rivede la propria fede, quindi perciò dicevo è più un servizio che voi fate a me che non quello che io poi faccio a voi. C'è sempre una difficoltà anche questa qui nel parlare seduto o parlare in piedi. Stando così in piedi si entrerebbe quasi il fatto che stia facendo una lezione, non vuole essere questo lo scopo come negli altri anni, ma è più un confronto, una condivisione, una chiacchierata, con la speranza di dare anche voi dei contenuti. Ho chiesto di poter avere l'asta perché siccome Ernesto vuole che ci sia il microfono, e quindi allora ho bisogno dei fogli per così non perdermi un poco nel filo del discorso, siccome l'argomento è un poco più particolare, chiede un poco più di contenuti, qualche definizione che devo leggere ogni tanto, quindi mi è più comodo il microfono, la basta mi facilita un poco il discorso. Non mi nascondo quando Ernesto mi viene a chiedere di riprendere un po' il nostro cammino, di che cosa vogliamo parlare, di che cosa vogliamo metterci a nudo, vogliamo lasciarci provocare, e uscirono fuori i sacramenti. Come tutte le cose, no, tu all'inizio c'è anche l'entusiasmo, sì sì è bello, ma quando inizi a pensare, ok, programmiamo adesso come impostare il discorso, lì poi nascono le difficoltà, nascono i problemi, perché sembrano così semplice, così facile, no? Parlare dei sacramenti, parlare del battesimo, parliamo della cresima, dell'Eucaristia, però non è tanto facile come possa sembrare. Anche perché vedete, automaticamente potete dire perché c'è qualcosa da dire sul battesimo, il cambiare il battesimo, tanto non ce l'abbiamo fatto, oppure la comunione, ma anche il catechismo, e noi purtroppo siamo rimasti lì a catechismo che abbiamo fatto. Ci è mancato forse l'approfondire, i padri della Chiesa parlavano delle catechesi mistagogiche, cioè dicevano loro, una volta che tu hai celebrato il mistagramento, poi dopo approfondisci quello che hai celebrato e lo fai tuo. E quindi dicevo, quelle volte che succede fuori il programma dei sacramenti, mi prendi conto, mamma mia, in che cosa ci andiamo a sobbarcare, però è qualcosa di bello. Fare un viaggio, non facciamo un corso sui sacramenti, facciamo un percorso. E come tutti i percorsi ci sono delle tappe, c'è bisogno anche di fermarsi forse un po' ogni tanto. Quando un percorso non si è motivati dalla fretta, perché se tu poi hai la fretta, corri il rischio di non guardare quello che ti sta intorno. Mentre faremo questo percorso noi ci guarderemo anche a quello che ci sta intorno. Soprattutto, siccome hai sentito fare un incontro una volta al mese, subito Ernesto pensate, se ti incontri un sacramento al mese. Ma non sarà così, non faremo un sacramento al mese. Perché già stasera non parleremo già di un sacramento, saremo, oggi faremo, stasera facciamo un'introduzione alla realtà sacramentale. Vi dicevo, saremo in mondo una volta al mese, cioè, e le altre settimane che cosa facciamo? E in un certo qual modo, le altre settimane dovete lavorare voi. In un certo qual modo, le altre settimane, con qualche spunto che riusciremo a dare, dovreste cercare di andare a trovare intorno a voi, anche nella quotidianità, quel sacramento, quella realtà, se è presente o non è presente. E quindi un lavoro, è più un lavoro questa volta che vorremmo fare insieme, però lo dovete fare, il di più spetta più a voi che non poi a me o a noi. Quindi percorso, e nel percorso vi chiedo anche di avere un poco di pazienza. Nella pazienza, perché come dicevo, non parleremo già stasera dei sacramenti, non parleremo del battesimo come forse è il primo sacramento, non ci aspetteremo, perché è necessario fare un discorso prima previo, perché se non facciamo questo discorso previo non capiremo il battesimo, perché vedete, i sacramenti sono, li viviamo all'interno di una celebrazione, noi parliamo delle celebrazioni, quindi liturgie, la celebrazione si contraddistingue perché avviene attraverso un rito. La celebrazione rituale, perché appunto è il rito, quindi questa realtà che si ripete, ha un linguaggio suo proprio. E se noi non comprendiamo il linguaggio rituale, il linguaggio sacramentale, noi lo facciamo pure il sacramento, però poi lo facciamo senza sapere quello che stiamo facendo.
perché non comprendiamo. La realtà sacramentale, vedete, è un mondo, possiamo anche dire un mondo altro rispetto al nostro mondo, però la realtà sacramentale si inserisce in questo nostro mondo perché usa la realtà sacramentale gli elementi del mondo. Il battesimo, qual è l'elemento principale di battesimo? L'acqua. E l'acqua è la realtà dell'altro mondo, di questo mondo qui. Di questo mondo qui, qual è l'elemento che usiamo nella crisma? L'olio. E l'olio di quale parte fa, di quale mondo fa parte? Di questo o dell'altro? Di questo mondo qui. L'Eucaristia, il pane e il vino. E quindi la realtà sacramentale, per quanto è realtà di un altro mondo, però usa gli elementi di questo mondo. Allora quindi è necessario, perciò dicevo prima, dobbiamo anche guardarci intorno nella quotidianità, però nell'usare veramente, inserendoci nell'altro mondo, userà anche un altro linguaggio che non è il nostro. Ma perché, scusatemi, la stessa messa alla quale noi partecipiamo ogni domenica, noi pensiamo che sia il nostro linguaggio, ma anche nella messa noi entriamo in un linguaggio rituale nella celebrazione che è diverso dal nostro linguaggio, anche se fondamentalmente poi l'abbiamo ridotto al nostro linguaggio. Ed ecco perché molte volte annoia, non ci parla più, perché appunto non riusciamo ad entrare in questa realtà nuova, diversa di linguaggio. Voi adesso vi sto parlando, però capite, se io nel parlarvi e vi sto dall'altro lato, mi dovete ascoltare. Ma non solo che dovete ascoltarmi, che sto anche che io mi faccia capire. Perché se io non mi faccio capire, noi trascorreremo tre quarti d'ora qui, io dirò bla 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 bla, e alla fine che cosa ho detto? Dice, però ha parlato. Molte volte noi così andiamo avanti, no, vabbè, ha parlato. Ma che ha detto? Ricordate di prenditi di una volta, che bella predica ha fatto, detto, non lo so, sono solo che ha un capo della sopra. Però che cosa ha detto? Niente, non, cioè, non riusciamo a capire. Allora il discorso è questo. Il sacramento molte volte viene posto, viene celebrato, però siccome non comprendiamo il linguaggio, non sappiamo quello che succede. E ce lo possiamo anche dire con tanta tranquillità. Oggi i sacramenti vengono chiesti perché? Per scelta, o vengono chiesti per tradizione, o vengono chiesti perché semplicemente bisogna far parte, perché sennò quello poi dice, ma tu il battesimo non l'hai fatto, e ha fatto un battesimo. Allora gli anziani dicono che è ancora un animale. Perché ricordate gli anziani così dicevano che il bambino senza battesimo era un animale, non era, quindi è, non è così, non è vero, perché il bambino senza battesimo comunque è una creatura di Dio. Con il battesimo abbiamo la consapevolezza della figliolanza divina, però non è che quello poi è un animale. Quindi voglio dire, però vedete, quello che mi chiesto perché? Perché fa parte, diciamo, quasi come se fosse il marchio, l'appartenenza, e i nostri registri parrocchiali sono pieni di quelli che hanno ricevuto il battesimo. Quanti però hanno assunto il battesimo? Però capite bene, io per assumere il battesimo o per assumere un impegno, io devo sapere qual è l'impegno che dall'altro lato mi viene chiesto. E allora è interessante chiederci, ma l'impegno del battesimo che abbiamo assunto? E beh, uno potrebbe dire, ma i miei genitori hanno assunto il battesimo, ma non il mio. Ed è anche questo. Però poi crescendo, i miei genitori avrebbero dovuto aiutarmi, soprattutto con il padrino e la madrina, perché il padrino e la madrina e il battesimo hanno questa funzione qui, non di regalare semplicemente la collanina, la destra di Gesù che poi si mette lì, una volta ve lo viene, perché quando essere anche più a collanina con Gesù sotto si regala il giorno del battesimo. Il padrino, no, è papà, padrino, madrina, e quindi il genitore è un cammino di fede, affinché il battezzato assuma, faccia sua la realtà della fede insieme, chiaramente aiutato dalla comunità ecclesiale. Però di molte volte non sappiamo effettivamente che cosa ci viene chiesto. Anche la comunione, amici miei, quando noi facciamo la comunione, noi pensiamo che tutto si risolva, che Gesù viene nel mio cuore. Ma non è vero. La comunione ci impegna socialmente. Non esiste nessun sacramento più grande dell'Eucaristia che abbia rilevanza sociale. E noi come la risolviamo? Come noi andiamo a posto, ricordate quando c'è quel percorso, no? Andiamo a posto e ci mettiamo così. E finisce lì. Hanno fatto la comunione. Non avete fatto nessuna comunione. Fare la comunione non è mangiare l'ostia. Fare la comunione è diventare segni di comunione. L'Eucaristia questo mi impegna. Ascolto la parola. Ascolto la parola e poi non la vivo. No, un conto delle difficoltà che ci possono essere nel realizzare ciò che ci viene chiesto, quello è un punto.
ma un conto pensare effettivamente di essere semplicemente degli ascoltatori e non di quelli che poi la mettono in pratica, e poi non trovano in mano. Ora, capite? Purtroppo noi queste realtà le abbiamo vissute così e le continuiamo a vivere così. Allora è necessario quindi che scopriamo, dice, ma adesso che da tanti anni l'abbiamo fatto, vale ancora di scoprire adesso? Certamente che vale ancora di scoprire adesso, perché cercherò, spero veramente in questo percorso, già stasera cerco di dire qualcosa, come qualcosa che dovrebbe metterci un po' in crisi, ma nel senso positivo del termine, però metterci in crisi per dire che c'è una vocazione grande alla quale noi siamo chiamati. E molte volte noi barattiamo la grandezza della nostra vocazione con piccole soddisfazioni quotidiane. E fateci caso, quando noi barattiamo la piccola soddisfazione quotidiana, che succede? Che stasera ho bisogno di questa soddisfazione, siccome è quotidiana, domani ne ho bisogno di un'altra. E poi ancora un altro ancora. E lo vedremo a un certo punto, siccome nell'uomo c'è il desiderio dell'assoluto. Tutti quanti, anche se non riusciamo poi a dargli il nome giusto, no, ma il desiderio di Dio ci sta, quindi questa realtà che ti dia serenità, ti dia senso alla tua vita. Inevitabilmente, se tu non la trovi in quella realtà, poi potrà diventare un'altra cosa. Gli idoli possono essere i soldi, il lavoro, la famiglia, il proprio io. E quando sono le cose, siccome non siamo fatti per le cose, noi ci illudiamo. E fateci caso, qualche volta già l'abbiamo detto, le nostre case di cosa sono piene? Di cose. E ne sentiamo sempre più bisogno. Altrimenti con l'economia non andrebbe avanti. Abbiamo bisogno di cose. Perché probabilmente non riusciamo a cogliere l'essenziale. Ma non perché non crediamo, crediamo anche in Dio. Ma a volte crediamo è come un pensiero. Lo dirò tra poco, spero di dirlo tra poco, lo dico già. Anche lo stesso Gesù Cristo, quando pensiamo a Gesù Cristo, pensiamo come sia quella persona che ha portato sulla terra bei valori. No, Gesù Cristo non è, noi non seguiamo Gesù per i valori che Gesù ci ha portato. Noi seguiamo Gesù Cristo perché Gesù Cristo è figlio di Dio. Con una pretesa, guardate, assurda, lo leggeremo. Certe affermazioni che noi troviamo nel Vangelo, è veramente lì, verrebbe da dire, ma su Gesù Cristo chi si è creduto di essere? Quando San Paolo ha rubato lì, parlerà di Gesù Cristo e parlerà anche di morte di sotto. Ricordate che cosa dicono gli atenesi, i filosofi? Quando lui parlerà della risurrezione, dirà questo: va bene, Paolo, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Però fateci caso, quando noi parliamo che siamo credenti e quindi crediamo che Gesù è morto di sotto, agli altri, se lo diciamo a qualcuno, non è bisogno di parlare, gli altri ci fanno cadere in fede, gli siamo indifferenti. La domanda potrebbe essere ancora più provocatoria. E a noi che cosa ci fa? Quando io dico che credo a Domenico, no? Crede sotto Ponzio Pilato, lui il terzo giorno riuscirà da morte, quindi noi diciamo che quella è la professione della nostra fede, ma noi veramente questo siamo? Perché capite bene, se io per professione sono meccanico, mi faccio il meccanico, e quella è la mia professione, quindi faccio il meccanico, aggiusto la macchina, aggiusto lì, e quindi vuol dire che la mia competenza, il mio vivere è lì, quindi lo specifico, mentre aggiusto la ruota, io sto esercitando la mia professione. E io quando dico che faccio professione di fede, dico che Cristo è morto e risorto sotto Ponzio Pilato ed è risuscitato il terzo giorno, che cosa sto dicendo? Che professione di fede sto facendo? E quando poi capita che la morte viene a bussare a casa mia, che cosa faccio in quel? Quando la sofferenza la trovo di fronte nella stanza a fianco, che succede? Dove va quel professore di fede che ho fatto? I sacramenti sono questi, perché il sacramento, ripeto, non è fare quella funzione o il rito magico. Qualche volta capita, no? Qualcuno viene
dice: padre, datemi una benedizione. Proprio tra il sacerdote e il sacerdote per andare a celebrare la messa, e arriva l'ultimo momento il fedele. Lo dice, ma un poco prima, dice sì, è vero, ho fatto un poco da città, va bene, però dice, datemi una benedizione. Allora, e poi è bello, no? Che è quello che poi si prolunga di più. Poi tu gli dici, ma che cosa intendi, benedizione o confessione? Peggio ancora, quando finisce la messa, qualcuno viene a chiederti, posso avere una benedizione? E perché fino a quando disse cosa devo fare? Fosse anche l'ultimo gesto compiuto, no? Vi benedica Dio di potere. Se un fedele ti viene a chiedere, posso avere una benedizione? Vuol dire, non tanto che lui non ha capito niente, che forse io, come presbitero, non sono riuscito a fargli comprendere qualcosa. Ecco, si è preso prima, metti in crisi anche per questo. Allora, forse vuol dire che stiamo ancora in un ambito magico? Di pensare che prima di fare un esame, prima di andare a fare una visita all'ospedale, per passare la chiesa, Signore, mi raccomando, mi diciamo tu. E il Signore la mano la mette solo perché devo fare l'esame o la visita medica, non faccio l'esame, il Signore la mano non la mette. Allora che Dio è? Ancora ci chiederemo, ma i sacramenti sono necessari a chi? A noi. Sono necessari a Dio. C'è bisogno della realtà sacramentale, se lo può fare a me. Peggio ancora, no? Chi deve fare il sacramento dice, padre, per me le c'è la cresima perché devo fare il padrino di battesimo. Devo fare la cresima perché mi devo sposare. Quindi il sacramento vissuto in funzione di, non perché sto facendo una richiesta che esprima l'identità poi della mia fede, in questi segni particolari. Come vedete, sarebbe stato meglio se avessi fatto un'altra cosa e non fatto questo. Come realtà, perché come dicevo prima, come se dovessimo ricominciare di approvarci. Il cammino neocatecumenale ha una bella realtà su questo. Perché il cammino sapete la parola no? Catecumenale, catecumenato, fa riferimento a che cosa? A quel percorso all'interno della Chiesa per diventare cristiani. Diventare cristiani significa ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, cresima e eucaristia. Nella Chiesa antica i sacramenti venivano, siccome la maggior parte erano adulti, erano tutti adulti, no? Quando poi iniziarono il cristianesimo. Quindi erano gli adulti che da pagani chiedevano di diventare cristiani. Quindi era una famiglia, e nella famiglia c'erano gli adulti e c'erano certamente anche i bambini. Quindi l'adulto, per ricevere la fede, doveva fare un cammino. E si chiama, questo termine si chiama cammino di catecumenato. Pensate che questo cammino di catecumenato, oggi, per la nostra Chiesa italiana, dura 3 anni. Se c'è un adulto che vuole diventare cattolico, dovrebbe fare un cammino di 3 anni. Quindi, capite, un cammino di 3 anni veramente sta a significare la serietà di un certo cammino. Ho di camminare 3 anni, capite, per 3 anni di andare in parrocchia, 3 anni di seguire la catechesi, 3 anni devo sopportare il parroco. Cioè, guardate che non è semplicemente una battuta, però se ci provate a pensare, cioè lì che cosa perfettamente dici, non è più il fatto di 3 anni c'è cioè, tipo un manicresima, perché per 3 anni i battesimi, ma meno per 3 anni c'è riuscito. Vuol dire che veramente sta dicendo c'è una tua scelta. Ripeto, uno potrebbe dire, ma allora non lo diamo più ai bambini in battesimo. E no, Papa Francesco dice una cosa bella, che nel battesimo che i genitori danno ai bambini, gli danno il dono più grande che i genitori ritengono opportuno alla fede. Allora effettivamente, ecco, non è che, come, cioè, tu non è che fai nascere tuo figlio e poi l'abbandoni a se stesso. Perché è vero che nasce tuo figlio, ma tu che fai lo fai crescere, cioè, gli compri i vestitini, lo mandi a scuola, lo istruisci, ti preoccupi della sua cura, lo curi. Ma a livello di fede noi non ci curiamo. Non c'è una cura di fede. Non la facciamo la cura di fede. Ecco perché poi non siamo un segno. Perché noi siamo convinti
che per essere il cristiano, per essere, per assumere l'impegno, per consacrarsi, vedi cosa devi fare? Devi predicare. No, noi non siamo chiamati a predicare. San Francesco, che ci ricordate la settimana scorsa, se vi ricordate, San Francesco a un certo punto, lui parlando ai frati, dice così: andate e testimoniate, e se è il caso, parlate. Pensateci, meraviglioso. Cioè, voi andate e testimoniate, se è il caso, parlate pure. Quindi vuol dire che parlare, se c'è bisogno. Gesù Cristo non ha dato definizioni durante la sua vita teologiche. Gesù Cristo non c'è neanche una serie di comportamenti morali, di indicazioni morali di come dobbiamo comportarci. Gesù Cristo ci ha dato una sola cosa, ci ha detto una sola cosa, ci ha detto il Padre. Il Padre. Gesù è venuto per rivelarci il volto del Padre. Nient'altro. Nient'altro. E se noi leggiamo i Vangeli con attenzione, tra le righe, per questo scopriamo. Gesù Cristo, rivelatore del Padre. Pensate, questa realtà qui la sentiamo proprio il giorno di Natale, quando nel Vangelo ascoltiamo quella frase bellissima di Giovanni, primo capitolo, al versetto 14, dove dice: Dio, nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è nel seno del Padre ce lo ha rivelato. Dice il testo originale, ce lo ha spiegato. Ma non ce l'ha spiegato a parole. Ce l'ha spiegato con la vita, perché noi pensiamo che le cose si spiegano con le parole, le cose si spiegano con la vita. Perché secondo voi i nostri figli, i nostri nipoti, i nipotini stanno già col cellulare in mano? Perché vedono noi che stiamo già col cellulare in mano. Se ci vedessero con un libro in mano, forse avrebbero non desiderio di un libro. E la loro mente è che, vedete, che tu glielo dici, lascia il cellulare, spegni il cellulare, non ci sentono, glielo dici, ma non ci sentono. Però forse se ci vedessero con un po' di cellulare in meno in mano, forse. Quindi, per dire che cosa? Che l'esempio. Infatti, ricordate, no, Gesù anche quando lavorava con i miei discepoli, che cosa dice? Vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Vi ho dato l'esempio. Non fa la catechesi su servizio. La mia domanda di Dio. Lo spiega, non fa la catechesi. Vi ho dato l'esempio. E davanti all'esempio, le parole non sono necessarie. O, se volete, le parole possono arrivare in un secondo momento. Tutto questo impiega chi riceve i sacramenti. Noi sappiamo. Lo sapete quanti sono i sette sacramenti? Quanti ne sono i sette sacramenti? Sono sette. Ce li ricordiamo pure. E penitenza. Tra parentesi, sapete perché non si chiama più, non c'è più scritto su catechismo estrema unzione, unzione degli infermi. Sapete perché si chiamava estrema unzione? Noi l'abbiamo pensato in latino, estrema vuol dire che è solenne, quindi estrema era tra le unzioni, era quello più solenne. Invece a noi quando il sacerdote andava da una persona malata sta morendo, e in genere non lo si chiamava mai perché qualcuno si è riporta male pure, si pressiona poi qualche volta è capitato, no? Dice, voi padre, fate figli che vi siete trovati a passare. Qualche volta che anche dice di dare la persona che era morta, dice però date lo stesso l'estremozione. No, certamente si danno i vivi, non si danno i morti, certamente sono per i vivi, non sono per i morti.
Quindi dicevo, i sacramenti sono 7. Però adesso vi dico un'altra cosa, che sapete, nella Chiesa antica è il Concilio di Trento, stiamo parlando del 1500, che è stabilito che i sacramenti siano 7. Quindi si è stabilito che ne siamo 7, vuol dire che prima c'erano anche altri. Perché poi ci intenderemo sulla parola che cosa significa poi il sacramento. Però vi dico che, e questo Concilio di Trento non ha tolto di mezzo, vi dico che ci sono almeno altri 2 sacramenti sui nostri 7, quindi potremmo dire 7 più 2. O potremmo dire, se volete, c'è un sacramento 0, quello che dà senso poi a tutti i sacramenti. O se volete il sacramento quello da 0 o 1, primo, meglio dire primo. È il vero sacramento. E se vi dicessi, no, secondo voi qual è il vero sacramento, quello 0, quello senza quello poi non ci sta niente, no, non ci sarebbe niente. La vita. L'Eucaristia, Cristo, la vita, l'amore. Non ho capito. Il sacramento 0. Il sacramento 0, quello è che dà senso è Gesù Cristo. Sì, stato detto. Però ha detto, alle cose di teologo l'ha detto. Fa un po' che fai gli esercizi, sapevo. Ma voi potresti fare come Gesù Cristo il sacramento? Gesù Cristo il sacramento per quello che prima ho cercato di dire un poco tra le righe, e adesso cercherò di dire un poco più sistematico, ed ecco i fogli che vengo adesso davanti. E la lettera agli Ebrei, che sapete è uno scritto del Nuovo Testamento, e questo ci dà l'occasione di, della situazione tragica che sta vivendo lì tra Israele e Palestina. La lettera agli Ebrei si legge così, al primo capitolo: Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli, il Figlio, è irradiazione della gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è detto alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Quindi cosa dice questa lettera? Dice che Dio, nei tempi antichi, che fa riferimento all'Antico Testamento, aveva parlato per mezzo dei profeti. Quindi i profeti, quando parlavano, parlavano a nome di Dio. Il Signore ha detto, convertitevi. Il Signore ha detto, se non fate penitenza, che partecipavessi in questi giorni, ha ascoltato il libro di Giona, un libro molto ironico, divertente, dove a un certo punto, pensate, Dio dice vicino a Giona, Giona, va a Ninive, che è una grande città, va a dire a Ninive che se non si converte in gloria distruggo. Giona, sapete che fa? Ascolta la parola del Signore, fa così, fa la luce e se ne va. Non ascolta la parola, o meglio, non obbedisce alla parola. E dice il testo che Giona addirittura prende la nave per imbarcarsi e andare ancora più lontano. Non solo, ma nella nave va a mettersi giù nella stiva nel posto più nascosto. C'è una tempesta, è una tempesta molto forte, così i marinari dicono, ma non vista una tempesta così forte. Loro e i marinari hanno questa mentalità qui. Se c'è qualcosa che sta succedendo, vuol dire che qualche divinità si sta arrabbiando. Ma per colpa di noi si sta arrabbiando questa divinità e gettano le sorti. Sorti su Giona, su Giona. E dice, Giona, ma tu che hai combinato? Giona dice, sì, è colpa mia, perché io ho così obbedito al Signore. E se ne va. No, lo butto in mare. Il Signore predispone che Giona si è inghiottito da un pesce. Il pesce inghiottisce Giona. Giona resta 3 giorni e 3 notti. Questo pesce, poi è interessante perché c'è il testo. Il Signore parlò al pesce e il pesce restituì Giona.
Il pesce ha obbedito al Signore e io non ho obbedito. Vabbè, comunque dire che cosa? Che poi a un certo punto il Signore dice un testo, per la seconda volta parlo a Giona. Giona va a Ninive di nuovo. E Giona va a Ninive e predica. Ha detto il Signore. Aveva parlato. Ha detto il Signore. Perché guardate, Gesù farà la stessa cosa, però sarà diverso. Perché Gesù non annuncerà. Qui sta annunciando. Ha detto il Signore che se non vi convertite sarete distrutti. Che fa? Il popolo si converte. E ha detto il testo, dice che Giona a un certo punto vede sta cosa, si arrabbia. Dice vicino Signore, Signore, lo sapevo che tu poi avresti cambiato idea e non ne avresti più fatti morire e le fatti vivere. Giona, chiamato ad annunciare la conversione a Ninive, la conversione che si realizza, Giona resta male perché il popolo si è convertito e non c'è più punizione. Dice, mamma mia, ma sul giorno è così cattivo. Ora diciamoci una cosa. Quante volte forse anche noi ci siamo rimasti male quando qualcuno che è dedicato un castigo non è stato castigato. Ma pensiamo anche quando eravamo ragazzi, forse con il fratello, con il fratello sorella, fate una cosa. E papà mamma ci ha fatto niente, chi è chiaro è cocco tuo perciò non ci fa niente, invece se ero io già comprando l'università, quando ci rimaniamo male, vi ricordate la parabola dei figli mandati nella vita, o gli operai nelle varie ore, i momenti, dici tu hai trattato a loro come hai trattato anche a noi. Vabbè, ho divagato un po', però per dirvi come effettivamente poi c'è questo fatto qui, no? Il profeta, Dio ha parlato molte volte nei tempi antichi ai padri per mezzo di quelli. Ultimamente, in questi giorni, quindi quanti giorni fa riferimento a quelli della venuta di Gesù Cristo, nel tempo, ha parlato a noi per mezzo di figlio. E figlio è stato costituito erede di tutte le cose, anzi, porta l'impronta della sua stessa gloria. È lui. Dire che Gesù Cristo è il primo sacramento è importantissimo, perché non solo dire che Gesù è importante, ma è importante cogliere il fatto che lui è sacramento. Gesù Cristo è sacramento perché nel suo agire, nel suo vivere, nel suo parlare, lui rivela il Padre. Gesù Cristo, quando lui agisce, quando lui parla, non fa cose sue, le fa lui, ma in quelle cose che lui sta facendo sta mostrando, sta rivelando, sta compiendo attraverso la sua carne quello che il Padre farebbe. Se Gesù Cristo non avesse amato, noi non avremmo mai saputo come Dio amerebbe. Se Gesù Cristo non avesse perdonato, noi non avremmo mai saputo il perdono di Dio fin dove potrebbe arrivare. E quando Gesù Cristo, ricordate, Filippo va vicino a lui e dice, Signore, mostraci il Padre. E Gesù dice a Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu ancora dici mostrami il Padre. Allora, non credi che io e il Padre siamo una sola cosa e io sono nel Padre e il Padre in me? Ma capite che, ho detto prima, no? Che presunzione ha Gesù Cristo nel fare questa affermazione. E Gesù dice a Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Allora Dio non è più inaccessibile, Dio non è più senza volto, Dio ha un volto. E i lineamenti del volto di Dio sono i lineamenti del volto di Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth era un essere umano, la teologia dirà il verbo, quindi la seconda persona della Trinità, si è incarnata e ha assunto la natura umana, sono i termini che usa la teologia, quindi vi dico che usa la teologia. Però i suoi compagni, Pietro, Giacomo, Giovanni, gli abitanti di Nazareth, vedevano la natura umana che ha assunto, la natura divina che ha assunto la natura umana. No, che cosa vedevano? Un uomo.
tante volte ricordate nella sinagoga di Nazareth cosa di danno, ma non è il figlio del carpentiere. Sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli non stanno più in mezzo a noi. Quindi riconoscono che cosa? Un uomo, l'umanità, ma in quell'umanità i lineamenti sono quelli di Dio. Quindi l'agire, l'azione di Gesù è l'agire del Padre. C'è un numero molto bello, il numero 78 del Catechismo degli adulti della Chiesa italiana, della CEI, la verità vi farà liberi, che dice così questo numero. È un poco lunghetto, però è bellissimo. La figura di Gesù è così singolare che nessuno avrebbe potuto immaginarla se non si fosse imposta da sé. Gesù è diverso dai grandi uomini religiosi. Non manifesta incertezze, non si riconosce peccatore, parla e opera con una sicurezza e un potere senza pari. Identifica concretamente se stesso e il proprio agire con la presenza di Dio e la venuta del suo regno. Rivendica un'autorità superiore a quella dei profeti, si considera decisivo per la salvezza, esigendo dedizione incondizionata. Eppure queste pretese esorbitanti non risultano chiuse in lui, perché vive totalmente a servizio del Padre e degli uomini, dimentico di sé, fedele fino alla morte in croce. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire per la propria vita di scalpo dei morti. Chiama Dio Abba con una familiarità che nell'ambiente giudaico appare insolita e audace, ma nello stesso tempo è consapevole di dipendere da lui in tutto come figlio grato e obbediente. Cioè, e continua ancora, in pratica, un uomo che dice io sono il figlio di Dio, sono Dio, se lo dicesse oggi qualcuno noi diremmo forse un buon medico non basterebbe. Allora la questione non è dirlo, la questione è viverlo, perché Gesù poteva anche dire sono il figlio di Dio. Gesù prima di dire sono il figlio di Dio ha vissuto da figlio di Dio. Cioè ha incarnato le attese e le aspettative del Padre. Le ha incarnate. Ecco perché allora Gesù è il sacramento di chi? Del Padre. Perché ha rivelato, o meglio, entriamo un po' adesso in realtà sacramentale, è stato segno reale, concreto, efficace, appartenente a questa realtà di questo mondo, perché essere umano, segno di che cosa? Del Padre che noi non vediamo. Il Padre resta invisibile. Gesù è la visibilizzazione del Padre. Quindi in Gesù il Padre scende dal cielo, in Gesù cammina la nostra terra e diventa accessibile. La grazia ci è donata, cioè la possibilità nuova, la realtà nuova ci è donata. Ora, come dicevamo prima, per un conto è la realtà che mi è donata, un conto vivere della realtà donata. E noi della realtà donata, purtroppo, come ho detto all'inizio, non abbiamo la consapevolezza. Per tornare all'esempio dei cellulari, no? I cellulari, voi lo sapete, hanno una potenzialità enorme, però noi in genere, sono noi poco più grandi, li usiamo per che cosa? Per fare una telefonata, o per fare qualche fotografia. Allora il resto delle potenzialità, noi, grandi, dove sappiamo? I ragazzi le sanno, lo sanno usare per le potenzialità, così per i sacramenti. C'è tutta una potenzialità che un po' di un sacramento, noi non la sappiamo. E quindi non la usiamo e resta lì, non in funzione. Allora, se Gesù è il sacramento del Padre perché con suo agire rivela il Padre, dirà Gesù: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato,
Vuol dire che quando voi vi ricordate, dirà ancora: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi vuol dire che si presenta, si offre come colui che a me semplicemente ci fa percorrere la strada per andare al Padre. Ma lui stesso è ciò che realizza la realtà del Padre. Non tenendosela per sé, ma comunicandola a noi. Proprio perché quel nostro cuore desideroso di assoluto possa riscoprire la realtà assoluta. Chiaramente vuol dire che se i lineamenti di Gesù sono i lineamenti del Padre, vuol dire che tra Gesù e il Padre c'è una comunicazione. A te non è mai successo, casomai, quando eravamo ragazzi e frequentavamo, c'era l'amico, l'amico del cuore, l'amica, e si stava insieme, si riusciva a pensare anche allo stesso modo? Qualche volta coincidevamo anche quasi dei fratelli, perché i padri vi somigliate pure. Allora, nella frequentazione, questa comunicazione che c'è tra Gesù e il Padre, o comunione, se ricordate il Vangelo di ieri, Luca ci ricordava che Gesù si trovava a pregare. Uno dei discepoli si avvicina: Signore, insegnaci a pregare. Perché quel discepolo ha chiesto: Signore, insegnaci a pregare, quando il discepolo, come tutti gli ebrei, conosceva già le sue preghiere? Perché evidentemente era stato così colpito nel vedere Gesù come pregava, in questa comunione che aveva con il Padre, che avrà visto che Gesù veramente stava in quella realtà altra, nonostante restare in questo mondo, era trasfigurato. Signore, se c'è un sedente, insegnalo pure a me sul sedente. È detto il Padre nostro. E detto cosa abbiamo fatto? Il Padre nostro abbiamo fatto una preghiera insieme ad altre preghiere. Quando Gesù in quella preghiera ci ha consegnato che cosa? Una relazione, non una preghiera. Ci ha insegnato una relazione. Non lo dimenticate, per l'ebreo il Signore è il Signore. Gesù dirà che è Padre. E se è Padre, tu sei? Ma noi quando preghiamo Dio lo vediamo come Padre o lo vediamo come Signore? Come ci rapportiamo? Non penso qualche volta, non lo so, non so se sto messo, non credo che qualcuno di noi pregando avrà detto: ya papà, fammi questa grazia. Avremmo detto: Signore, fammi questa grazia, perché poi vogliamo essere anche educati con lui. E invece solo ha detto: dite Padre. E lui disattendiamo. Thank you.